Ciao avventurieri e benvenuti in sella a questa nuova moto avventura. Oggi, percorrendo le fantastiche curve della strada statale 389, sono diretto al comune di Ala dei Sarti, un suggestivo paesino posto a circa 700 metri di altitudine, situato nella subregione storica del Monte Acuto, che conta all'incirca 2000 abitanti ed è basato su un'economia tipicamente agropastorale. Mi trovo qui perché oggi visiteremo insieme un complesso sacro di età nuragica dedicato al culto delle acque, situato all'interno di un incantevole scenario naturalistico. Stiamo parlando del santuario di Sos Nuratoros. Tenetevi stretti, avventurieri, l'avventura è appena partita! Arrivati ad Ala dei Sarti, attraversiamo il centro storico di questo paesino di circa 2000 abitanti. Guardate che bella la chiesa. Mentre attraverso questo paesino ho come la sensazione che le persone mi osservino da questi balconi semichiusi, come se fossero un po' incuriositi o forse spaventati dal rombo della mia Sherden. Del resto siamo un po' distanti dai circuiti turistici di massa. Ecco, ora seguendo le indicazioni dobbiamo girare in prossimità della caserma dei carabinieri per il complesso nuragico e proseguire lungo questa strada, si chiama Viale San Francesco. La costruzione di questo complesso nuragico che andiamo a visitare è databile tra il 1600 e il 900 a.C., quindi nel florido periodo tardo nuragico, mentre è stato portato in luce soltanto grazie a degli scavi archeologici effettuati nella seconda metà del XX secolo. Qui tenetevi stretti perché la strada si fa più insidiosa, ovvero cementata. Attraversare questi luoghi dove la forza del vento fa da padrona e modella queste piante di lecci, sugheri, e fa girare queste opere dell'ingegneria umana. Sono gigantesche queste paleoliche. Io ci sono già stato, potete infatti vedere tra i miei video il giro che ho fatto tra i sentieri, un vero e proprio labirinto. Ecco qua, qui siamo giunti al video per il complesso nuragico. Continuiamo per questo serrato dalla visuale pazzesca. Wow, guardate, è fantastico! Si intravede anche il mare, c'è un po' di foschia ma si intravede.
proseguiamo verso il rifugio. Qua la strada si fa sterrata. Eccoci giunti al rifugio Sos Columbus, siamo a circa 987 metri di altitudine. Lascio qui la mia Sherden e inizio questo percorso in questo meraviglioso scenario che ci conduce in cima alla punta Senalonga, dove è situato il nostro complesso nuragico. Iniziamo col visionare la cartellonistica presente in questo rifugio. Vedete, ci sono tutta una serie di informazioni che spiegano l'origine e la storia di questo complesso nuragico e di come si compone. Ora entriamo anche all'interno proprio, faccio vedere bene il rifugio dall'esterno. Guardate, ripeto, oggi c'è un vento pazzesco, ci saranno delle interferenze nell'audio, ma almeno c'è fresco. Dobbiamo adentrare all'interno del rifugio, che è ancora in buone condizioni. Guardate che bello, c'è un bel camino, una bella panca in granito. E abbiamo alcuni cestini che probabilmente vengono utilizzati nel periodo in cui questo rifugio era adibito a biglietteria. Qui c'è ciò che resta di una cucina, è rimasto un lavello e una struttura in legno. Quindi, con un po' di immaginazione, immaginate una cucina. Come se il tempo si fosse fermato a 3500 anni fa, inizio questo percorso di risalita lungo il pendio, su un sentiero di facile identificazione che ben si sposa con un percorso di ascesa verso il divino. Vi dico subito che sebbene il sito nuragico sia composto da diverse costruzioni separate e distanziate tra di loro, il percorso infatti si compone di una fonte sacra, di un tempio a rotonda, di un tempio a Megaron e di una capanna delle riunioni, in realtà si tratta di un unico progetto sacro all'interno del quale ogni singola unità assolveva ad una specifica funzione. Qui c'è una sorta di entrata che segna appunto l'ingresso al complesso nuragico. Salire il pendio verso quindi la primo monumento che andremo ad incontrare, che è appunto la fonte sacra. Eccoci arrivati alla prima tappa, si tratta della fonte sacra. Come consuetudine, come potete vedere, la zona sacra è delimitata da una cinta muraria chiamata Temenos, fatta in pietre granitiche, che genera una sorta di cortile che in questo caso assume una forma circolare irregolare e presenta diverse ripartizioni. Ora, percorrendo questi gradini, proviamo proprio ad accedere alla fonte sacra. Vedete, siamo già all'interno del cortile. E questa è la fonte, presente un piccolo atrio e una camera interna che, come potete vedere, munite anche di panchine che molto probabilmente servivano per sedersi oppure anche per deporre le attrezzature, gli utensili necessari per i riti cultuali, perché ricordiamolo, queste quindi strutture erano dedicate al culto delle acque. Ora vi faccio un primo piano della nicchia dove si trova la vena sorgiva perenne che alimenta la fonte e che ad oggi, come potete vedere, anche se sono trascorsi millenni, è ancora attiva. Ora lasciamo la fonte sacra alle spalle e continuiamo la risalita del pendio verso il secondo monumento. Lassù c'è un tempietto che ci aspetta da millenni. Eccoci quindi arrivati alla seconda costruzione che si incontra lungo la risalita del pendio e si tratta del tempietto a rotonda, o come alcuni la chiamano,
la camera con vestibolo. Andiamo a scoprire il suo interno e vediamo com'è strutturata. Vedete, anche qui abbiamo un piccolo atrio dall'ingresso abbastanza strettino e che conduce poi alla vera e propria camera di forma perfettamente circolare. Molto probabilmente questa camera di forma circolare aveva una copertura straminea, quindi realizzata con una particolare interagliatura di materiali deperibili come il legno, le canne, la paglia ed il sughero, che ovviamente non hanno retto il peso di questi millenni di storia, anche perché qui Eolo, come potete vedere, mi sa che non dorme mai. Anche se in questo tempio non è presente alcuna sorgente, assolveva sicuramente anch'esso ad una funzione liturgica ed è molto probabile che l'acqua venisse trasportata al suo interno mediante vasi o altre taniche, molto probabilmente dalla fonte presente qui sotto che abbiamo appena esaminato. Guardate che spettacolo, in direzione proprio dell'ingresso di questa camera a rotonda è situato il paese di Ala dei Sardi. Non so se riuscirete a vederlo bene come lo vedo io, però è proprio qua giù, ce l'abbiamo di fronte all'ingresso della camera. Ora riprendiamo il percorso di risalita lungo il pendio verso gli altri monumenti. Mi immagino che il passaggio da una costruzione all'altra in passato avvenisse al seguito di un sacerdote e molto probabilmente il tutto era accompagnato da particolari canti. Guardate quanto è suggestivo questo tratto del pendio. Vedete, abbiamo alcuni alberi di leccio che sono proprio incastonati all'interno di questo promontorio granitico. Spettacolare, con il sole che fra un po' tramonta alle loro spalle. Continuiamo la risalita. Guardate, qui vedo già i segni dell'altro monumento. Ora, come voltiamo l'angolo, qui ci troveremo subito di fronte alla terza costruzione. Eccola qua, si tratta del tempietto a Megaron, così chiamato perché si compone di un'unica camera rettangolare che richiama proprio la forma degli antichi palazzi micenei. Vedete, questa è la camera rettangolare, formata da grossi blocchi granitici che sono qui da millenni. Questo è il suo ingresso, vedete, è perfettamente rettangolare. C'è da dire che rispetto alle altre tipologie di costruzioni nuragiche sacre, il tempio a Megaron è una costruzione abbastanza rara in Sardegna. Infatti ne sono state portate in luce poche unità e, se non ricordo male, la più grande si trova ad Esterzili. Qui a lato del tempio a Megaron, come potete vedere, sono presenti anche altre capanne. Forse si trattava di recinti in cui si chiudevano gli animali da sacrificare o semplicemente luoghi dove si consultavano gli oracoli. Osservando inoltre il tutto con un pizzico di fantasia, si arriva anche a capire che tutta quest'area sacra fosse delimitata da un'unica recinzione in pietra di forma ellittica. Facciamo un giro tutto intorno al tempietto, guardate, dal tempio a Megaron, per fare una ripresa dall'alto. Lasciamo il tempietto a Megaron e continuiamo a salire perché manca all'appello la camera delle riunioni e non me la voglio perdere. Andiamo, avventurieri, continuiamo a salire. Eccoci quindi arrivati all'ultima tappa di questo percorso, in questo solingo alto piano, che è la camera delle riunioni. Come potete vedere, il suo stato di conservazione non è dei migliori, però lungo la cerchia muraria è possibile ancora scorgere, decifrare la presenza di una panchina, vedete, che corre lungo quindi la cerchia muraria quasi interamente e fa capire che si trattava di una capanna, quindi collettiva, appunto una capanna delle riunioni in cui si riunivano
tutti i partecipanti a questo percorso sacro, e avveniva quindi molto probabilmente il rito finale. Guardate quest'altra vallata, è una cosa incredibile da togliere, toglie proprio il fiato. Ci sono soltanto io, il vento e le aquile. È pazzesco, una natura incontaminata. Le rocce modellate dal vento, guardate, sembra ci sia anche un uomo che alza il pugno. Per concludere, c'è da dire che da recenti studi effettuati presso il convegno internazionale denominato La misura del tempo è emersa anche una lettura spaziale ed archeoastronomica di questi edifici cultuali. Si è constatato infatti che sono stati disposti in modo armonico per formare la figura regolare di un rombo collegata a specifici eventi astronomici. E sulla cima di questo meraviglioso e selvaggio altopiano, con Ala dei Sardi alle mie spalle, concludo questo nuovo itinerario che ci ha portato a scoprire le testimonianze di una civiltà misteriosa e millenaria che è quella nuragica, che contribuisce a rendere unica la nostra incantevole isola. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao avventurieri!